Emozioni al Gran Hotel di Rimini, sabato 6 luglio, Simona Ventura e il giornalista Giovanni Terzi hanno celebrato il loro matrimonio al Gran Hotel di Rimini. Con un'atmosfera carica di emozioni e dettagli incantevoli, la coppia ha vissuto un giorno indimenticabile. La magia del giorno del sì, Simona Ventura e Giovanni Terzi, uniti da un legame forte, hanno pronunciato il fatidico sì, in un giardino allestito con cura e eleganza. Il wedding planner Enzo Miccio ha coordinato con maestria ogni dettaglio, mentre Simona ha stupito tutti con il suo stile sofisticato e unico, cambiando look più volte durante la giornata per essere sempre spettacolare. La promessa di un amore infinito. Durante la cerimonia, Simona Ventura ha espresso tutto il suo amore per Giovanni Terzi, con promesse di fedeltà e amore eterno. Giovanni ha a sua volta dichiarato il suo amore incondizionato, tra lacrime di felicità e sorrisi radiosi, sigillando così il loro destino. Un matrimonio da favola con i VIP, la cerimonia è stata arricchita dalle suggestive musiche di Ennio Morricone e ha visto la presenza di numerosi VIP, tra cui Valeria Marini, Santo Versace e Giusy Ferreri. L'atmosfera speciale, con amici e parenti, ha reso il giorno ancora più indimenticabile. Un matrimonio da sogno, un nuovo inizio. Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno iniziato una nuova avventura insieme, coronando 6 anni di amore con un matrimonio da sogno. Pronti ad affrontare il futuro uniti, la coppia ha celebrato un legame destinato a durare per sempre. Approfondimenti. Simona Ventura. Simona Ventura è una celebre conduttrice televisiva e personaggio televisivo italiano. È nota per la sua presenza carismatica e per aver condotto numerosi programmi di successo in diverse reti televisive italiane. Oltre alla sua carriera in televisione, Simona Ventura è anche conosciuta per la sua vita privata e per essere stata sposata con diversi personaggi famosi nel mondo dello spettacolo. Giovanni Terzi. Giovanni Terzi è un giornalista italiano, noto per il suo lavoro nel campo dell'informazione e del giornalismo televisivo. Anche se meno noto al grande pubblico rispetto a Simona Ventura, ha comunque una carriera rispettabile nel suo settore. Rimini. Rimini è una città italiana situata sulla costa adriatica, famosa per le sue spiagge, la vita notturna e i siti storici. È una meta turistica popolare, soprattutto durante l'estate, quando migliaia di turisti affollano le sue spiagge e locali. Enzo Miccio. Enzo Miccio è un famoso wedding planner italiano, noto per organizzare matrimoni e eventi di lusso in modo impeccabile e sofisticato. Grazie alla sua esperienza e creatività, è diventato una figura di riferimento nel mondo degli eventi esclusivi in Italia. Ennio Morricone. Ennio Morricone è stato un celebre compositore e direttore d'orchestra italiano, famoso per le sue colonne sonore per film. Ha lavorato con alcuni dei registi più importanti del cinema e ha vinto numerosi premi, tra cui l'Oscar alla carriera nel 2007 e l'Oscar per la migliore colonna sonora nel 2016. Valeria Marini. Valeria Marini è un'attrice, personaggio televisivo e imprenditrice italiana. È conosciuta per la sua presenza mediatica e per il suo stile eccentrico. Ha preso parte a diversi programmi televisivi e ha svolto diversi ruoli sia sul grande che sul piccolo schermo. Santo Versace. Santo Versace è un imprenditore italiano, noto soprattutto per essere uno dei fondatori e dirigenti dell'azienda di moda Versace insieme ai suoi fratelli Gianni e Donatella. La Maison Versace è una delle più prestigiose nel settore della moda e del lusso a livello internazionale. Giusy Ferreri. Giusy Ferreri è una cantante italiana, nota per la sua partecipazione al talent show X Factor e per il successo ottenuto con alcune delle sue canzoni, che hanno conquistato le classifiche musicali italiane. Ha una voce potente e un talento che l'hanno resa una figura di spicco nel panorama musicale italiano.